Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Sono sempre Alex Scialla. Allora, vediamo un po'. Titanium, finalmente. Oltre al Titanium ci serve il Mini Drill che già ho. Poi Diamond Drill. Eccolo qui. Ci serve il diamante e l'Advanced Circuit. Allora, sì, ma sto coso qui rompe proprio le palle. Comunque, allora, per fare l'Advanced Circuit ci servono i copper cable, prima cosa. E voilà. Ce ne serve giusto uno. Grazie. E voilà. Giusto il refined. E un circuito. Poi facciamo così, così e così. E abbiamo fatto anche il circuito avanzato. Ci mettiamo i due titanium, il nostro mini drill e andiamo a prendere finalmente i diamanti. Ci prendiamo questi qui perché tanto non è che ce ne frega più di tanto. Perfetto. Andiamo qui e uno. Scusate, 2 e 3 Diamond Drill. Perfetto, visto che a noi non serve perché abbiamo la Power Tool. No, non mi interessa la Diamond Plate, grazie. Adesso facciamo questo. Finalmente. Un altro circuito avanzato, mazza che palle. Questi circuiti avanzati stanno dappertutto. Allora, ci serviranno 4 diamanti. Sono due, no, 2 rotelle di diamante, per cui 8 diamanti. Perfetto. Sono 4 per cui 16, ehi, 16 di queste qui d'oro. Ferro, ferro, ferro non ne abbiamo come al solito. Beh, lo andiamo a prendere, ma penso sia di là. Ah no, qui ce n'è un po', vabbè. E ok, il legno ci serve. Legno, legno, legno. Prendiamo un po' di questo. Spacchettiamolo. Ah, ce l'avevo il legno, vabbè. Allora, ferro qui ce n'è. No, c'è solo steel. Adesso abbiamo tutto questo steel che è letteralmente inutile. Cioè, almeno per ora. Però possiamo sempre usarlo. Perfetto, un altro bello stack di ferro. Facciamo. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Allora, ci servono delle rotelle. Ci serve della pietra, che se no non possiamo farlo. Un po' di cobblestone. Yeah. Abbiamo un sacco di roba inutile. Devo svuotarmi un po'. Allora, vai così. Le facciamo diventare tutte di pietra. Poi, tutte di ferro. Poi, 3 di ferro le conserviamo. 4 le facciamo diventare d'oro. Beh, l'oro ce l'avevo, vabbè. 4 le facciamo diventare d'oro. 2 le conserviamo. E 2 le facciamo diventare di diamante. E voilà. Poi diamond drill e ci serve un altro circuito, per cui altra gomma, vediamo se ce ne sta. No, da quest'altra parte penso. Sì, a voglia. Ci servono giusto 6. Grazie. Un refined, ti prego dimmi che ce l'abbiamo. No, ah sì, eccolo qui. Un refined, la redstone dovremmo averla. Perfetto. Allora, mettiamo ancora cavi qui. Un po' di gomma. Yeah. Dai, dai, su, che ce l'abbiamo fatta.
Mettiamo al solito così. 1 e 2. E ci buttiamo il refine. No, il refined. Perfetto. Ultimo passaggio. E ce l'abbiamo fatta. Adesso crasha il gioco, si bugga e comincia a bestemmiare. E poi siamo tutti più contenti. Allora, Diamond Drill. Non mi ricordo come bisogna mettere le rotelle. Vabbè, facciamo così. Facciamo prima. Allora, sono 1, 2 e 3. 1 e 2. E 1 e 2. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Oh yeah! Allora, prima cosa andiamo a dormire. Dopodiché vi faccio vedere come funziona. Poi faremo tutti gli impianti in modo da non farlo. Da non aver bisogno di dover andare noi a controllarlo, ma fa tutto da solo. Per ora ci portiamo questo, spegni. Oddio, ho girato la leva. Comunque, ci portiamo un attimo questo. Voilà, perché come potete sapere il QR funziona con l'energia della MJoule, della Minecraft Joule. E allora abbiamo bisogno di questa energia. Poi dopo faremo, nella prossima puntata, faremo un bel po' di motori con il Tesseract, con l'Energy Tesseract. E automaticamente farà tutto da solo. Come potete vedere, sta costruendo una specie di impalcatura. Quanta energia esce da qui dentro? Solo il 5. Ma vi faccio vedere, se noi aumentiamo, aumenterà la velocità, che gli arriva più corrente. Dopo aver costruito questa impalcatura, lui comincerà a scavare qui sotto per 9 blocchi per 9 fino alla bedrock. Scaverà, scaverà, scaverà e ci porterà tutta la roba, però io mi sono dimenticato di mettere l'ender chest che già mi ero preparato. E voilà. Ci facciamo mandare anche la terra, sì, perché alla fine non ci interessa. Come potete vedere, la terra sta arrivando al nostro smistamento e adesso se ne va. Come potete vedere, sta scavando, lì troverà minerali e tutto quello che ci serve e ce lo manderà allo smistamento. Tutto perfetto. E noi non avremo più problema di dover scavare, perché ce lo farà lei. Come potete vedere, e scava tutto, proprio tutto, anche l'ossidiana. Guarda, se adesso io aumento la velocità, perché adesso giustamente sta andando a 10. Guardate qui, mettiamo il massimo. Formula 1. È una figata assurda. Però vedete come l'energia se ne va? Adesso vi faccio vedere giusto per sfizio. Diciamo che richiede un bel po' di roba, però è una soddisfazione dopo averlo finito. Adesso vedrete quanta terra e quanta cobblestone avremo a casa, tantissima. Però poi gli metteremo i vari tubi per distruggere sia cobblestone, sia la ghiaia che la terra, perché alla fine non ci interessano queste cose. Adesso lo facciamo perché di cobblestone ne abbiamo poca e ok, ci sta. Però poi la toglieremo da mezzo. Cioè non ci interessa più di tanto. Oh, non ho trovato ancora un materiale. Dai, su. Poi gli metteremo pure che distruggerà sti cosi azzurri perché non mi interessano. Che adesso ce li troveremo tutti nello smistamento. Dai, se trova qualche materiale. E praticamente farà così tutto il tempo fino alla bedrock. Ha trovato dell'alluminio. Fortunatamente noi abbiamo anche lo smeltaggio automatico. Per cui lui. Oddio, sono caduto. Lui farà tutto. La roba si cuocerà, si polverizzerà, si cuocerà e noi ce la troviamo direttamente nello smistamento. È molto interessante come cosa. Dai, su, muoviti. Voglio far vedere qualcosa di più interessante di uranio e di alluminio. E giustamente dobbiamo aver avuto pure fortuna di aver trovato qualcosa di interessante qua sotto, perché magari qui sotto non c'è nulla. Vedete, ha cominciato a trovare già un po' di quarzo. Comunque, per ora lo fermiamo, che voglio rendere la cosa automatica, e questo qua poi mi serve per lo smistaggio. Grazie.
adesso, se non mi sbaglio, non sta smeltendo le cose perché non ha energia. Perfetto, rimettiamo questo a posto. Vediamo un po' se la roba sta arrivando. Come potete vedere, la roba si smista. Questa è l'energia che gli è rimasta ancora dentro. Come potete vedere, la roba si smista, va di là. Senza problemi. Mandiamo un attimo il quarzo via. Ok, perfetto, ha finito l'energia. Adesso noi andiamo a vedere di là. C'avevamo super giù quanta cobblestone, 200, 300. Vediamo adesso quante ne abbiamo. 800. Oh mio Dio, già. Non è un pochino troppo? Vabbè. Scusate un secondo, vedo quanto ho registrato, così mi vedo un pochino cosa possiamo fare. Un attimo solo. Ok, eccoci qui. Allora, abbiamo super giù una decina di minuti, per cui sì, possiamo anche fare i Tesseract. Così per iniziare. Allora. Ah, ho cambiato l'armatura, l'ho fatta azzurra. Vedete se vi piace così. Tesseract, eccolo qui. Energy Tesseract. E voilà. Ci servirà un po' di cose. Allora, prima cosa ci servono altri Hardened Glass, della tin e del diamante. Cominciamo a fare gli hardened glass. Questa? Sì, perfetto. Ma se non mi sbaglio già dovrei averne. No, li ho fatti tutti i tubi. Mannaggia. Vediamo un po', controlliamo. No, glass weaver. No, qui non ce n'è. Ho fatto tutti i tubi, purtroppo. Se avevamo la crafty table adesso avremmo potuto fare quella cosa. Purtroppo non abbiamo ancora trovato quella cosa. Allora prendiamo un po' di lead. Un po' di lead, un po' di lead. Perfetto. Allora, ci serve dell'ossidiana. Vediamo se ce l'abbiamo o se dobbiamo farla. Allora, non ce l'abbiamo. Scusate, mi sto rincoglionendo un secondo. Ah, mi serve del legno. È poco. Andiamo a fare un pochino di legna. Spero non sentiate il casino che c'è fuori casa mia. No, non è questo l'albero che ci serve. C'è un casino davvero assurdo, spero non si senta. Allora, fortunatamente con questo adesso andiamo velocissimamente e non è un problema. Poi faremo anche un sistema per gli alberi automatici. Non so però quale versione fare, che ce ne sono tante versioni. Ci sta quello della Railcraft, ci sta quello della Forestry se non mi sbaglio. Quanto stiamo? 14, ce ne vengono 7, no, facciamone qualcun altro. Quello della Forestry, poi ci sta quello della Mine Factory. Poi non so. Quante ce ne sono più? Boh, io ne conosco 3 fino adesso se non mi sbaglio di impianti automatici. Allora, andiamo qui. Facciamo così. E voilà. 10 belle ossidiane tutte per noi. Dai, su, muoviti. Allora, ci serve fare l'ossidiana. Cioè, polverizzare l'ossidiana. Blocchiamo un secondo. E butta dentro. Yeah. Questa ci buttiamo il lead, aspettiamo che qui faccia. Ci serve tin, abbiamo detto diamante. Ok, dobbiamo aspettare, visto che dobbiamo fare due, speriamo ce ne vengano. Dobbiamo farne due. Poi ci servono delle ender pearl, il liquido di ender pearl ci serve. Allora prendiamo il ferro che già abbiamo qui se non sbaglio. Quant'è? 36 ci servono. Non mi ricordo quante ender pearl. Non le facciamo tutte. 9. Penso bastino. Speriamo. Non ne facciamo. Io mi ricordo che se non mi sbaglio ce ne volevano solo 4 per ognuno. Questo qual è? Liquid Transposer? No, ci serve il Magma Crucible. Esce a destra. A sinistra voglio dire. Entra. Da destra. Perfetto. Ci mettiamo. Per ora ce ne mettiamo 4. Perfetto. Quante ne esce?
2,50. Se non mi sbaglio c'è bisogno di 1000 per ognuno, per cui va bene così. Non sparare a cavolo. Grazie. Mettiamo questa qui dentro. Riattiviamo uno di questi. Smettila. Che la corrente è qui. Ah, aspetta, 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 aspetta. Non ci interessa fare uscire così tanta corrente alla volta qui. Dovrei attivare anche quest'altro. Purtroppo non. Vabbè, facciamo un'altra leva, ma sti cavoli. Perfetto. Allora. Tan. Andiamo un po'. Va alquanto bene. Tu a che punto sei? Me ne hai fatti 10. Perfetto. Dovremmo fare una crafting anche di qua, però. Allora, andiamo a fare questi qui. Ci servono 2 diamanti, 8 tin. 1 e 2, 8 tin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, voilà. Andiamo qui. Tu spostati. Questo cos'è? Hardened Glass, perfetto, sono un idiota. Ce l'avevamo. Pensavo di averlo fatto tutto. E voilà. Ce ne servono due. Grazie. Beh, meglio così. Poi se casomai ce ne serviranno altri. Ne possiamo fare. Qui dentro. Vediamo quanto gliene serve. Ok, vediamo un secondo. Sì, penso 1000 comunque. Batterie quanto stanno qui? Vediamo un po'. Che purtroppo consumano troppo e quello lì non è come il vecchio che avevamo. Fa molta meno corrente, per cui dovrei farne almeno. O ne faccio altri due, o faccio quello di nuovo lassù. Che non fa tanta corrente questo qua giù perché non c'è tanto vento, purtroppo. Vediamo un po'. Infatti, guardate, è poco poco. Allora, dai su. Che cosa sto aspettando questo? Ok, ne ha fatto uno solo. Dammene una. Allora, dopodiché, che cosa ci serve? Vediamo. Ci serve silver, lead. Redstone conduit. No, che palle, dobbiamo fare l'Electrum. Andiamo a prendere l'oro e il silver. Ce ne servono quanti? Due abbiamo detto. Controlliamo. Sì, ce ne serve uno per questo e uno per questo. Perfetto. Non qui. Ehi, ho detto di qua. Ci serve giusto un oro. Silver ne prendiamo 4. Dov'è? 1, 2, 3 e 4. No, ce ne servono 3. Sì, 3 ce ne servono. E ci serve il lead. 1 e 2. Andiamo dall'altra parte. Dai su. E voilà. Ci buttiamo l'oro. E un silver. Qui ha fatto, qui ha fatto e qui ha fatto. Ah, e ce ne servono due, sono un cretino. Madonna. Dai, su, andiamo di là. Dobbiamo prendere il doppio della roba. Di là il lead già ce l'abbiamo, per cui ci serve un altro due silver, un altro oro e cosa ci serve più? Il lead ce l'ho di là, perfetto. Tanto dobbiamo tornare sempre di qua, perché le crafting ce l'abbiamo di qua, sono un cretino. Allora, buttiamo l'altro oro dentro. Aspettiamo che me li dà, perfetto. Allora, sono uno e sono due. Ce ne dà quattro, li cuociamo. Purtroppo. Si sta scaricando tutto, dobbiamo andare a dormire perché almeno i pannelli solari li tengono. Li tiene. Danno una mano ai motori. Purtroppo di notte funziona solo quel coso. Devo ancora fare le colonne qua sotto come mi avete chiesto. Però sinceramente non so veramente come farle. Potrei anche fare una specie di. Sì, forse ho un'idea. Ah, è finita la corrente. Dai, su, ricomincia il tutto.
Dai, su, cuocimi questo. Purtroppo non è potentissimo questo qui. Era meglio quello in alto. Vabbè, poi ne farò. Vorrei fare pure una piattaforma addirittura. Là sopra. E fare tipo 3-4 di questi. Che alla fine sono nulla. Cioè, sono giusto dei cosi fatti con il filo. Sono i motori che diciamo richiedono un pochino di più, però. Sono solo noiosi da fare, non altro. Che non sono difficili da craftare. Allora, che cosa sto aspettando? L'Electrum. Perfetto. Abbiamo finito. Andiamo di qua. La redstone ce l'abbiamo già qui dentro. Mettiamo questi qui al centro. Ehi, dai. Mettiamo questi qui al centro, ce ne servono due. Allora, togliamo questo, mettiamo questo, mettiamo questi due qua sopra, lead, silver e i due di questi. E voilà. Energy Tesseract. Perfetto. Per ora lo appoggiamo qui sopra, in modo da, se vogliamo mandare anche l'energia al query, gli mettiamo. Questo funziona come i vecchi transport teleport pipe. Gli mettiamo una frequenza, noi in questo caso mettiamo la 1. Gli diciamo che questa qui è quella per il query. E la mettiamo. Come potete vedere esce questo. Se noi adesso portiamo questo qui vicino al query, che questo viaggerà sempre insieme al query. E voilà. Gli diciamo, ci serve la frequenza del query. Funziona. Perfetto. Come potete vedere, il query funziona e sta prendendo l'energia da dentro all'energy cell. Questo qui, questa qua. Questo qui sotto. Vedete? Come scende la corrente? E praticamente noi abbiamo il nostro scavatore con l'energia che parte da casa. E niente, va meglio di così. Riattiviamo questi. Vediamo un po' se riesce a mantenerlo, ma non credo proprio. Ah, sì, sembra alquanto stabile. Perfetto. Così il nostro query funziona. Abbiamo lo scavatore personale, che poi possiamo anche allargare con delle torce che poi vi farò vedere. Sono delle specie di torce da lavoro. Come potete vedere. Tutto funziona alla grande, finalmente ce l'abbiamo fatta. Lanciamo un uovo. Non è uscito un pulcino purtroppo. Mi dispiace. E vediamo un secondo quanto ho registrato. Un attimo solo. Ok, abbiamo registrato abbastanza. Ci vediamo nella prossima puntata, da dove ripartiremo per far funzionare benissimo questo query, farlo andare più veloce. Faremo un bel po' di motori. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.